divisioni nel centrodestra e divisioni nel centrosinistra. Inizio di campagna elettorale all'insegna del confronto interno anche negli schieramenti. La frattura tra PD e Liberi e Uguali potrebbe avere conseguenze non soltanto sul voto nazionale, ma anche su quello regionale. Nel Lazio, come in Lombardia, non decolla la possibilità di una candidatura in comune, motivo per cui il segretario del Partito Democratico Renzi, sebbene riconosca l'impossibilità di un accordo sulle politiche, usa parole morbide nei confronti degli scissionisti e si augura un'intesa sui nomi di Zingaretti e Gori. Su un possibile accordo si dice ottimista anche il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso. Allora, sapete che ci sono le assemblee che si riuniranno oggi pomeriggio, stasera, e noi attendiamo la voce della base, come giusto che sia, e poi decideremo. È fiducioso? Io sono ottimista per natura. Ma le divisioni riguardano anche il centrodestra e si concentrano sul programma. Nonostante gli sforzi di lavorare su una piattaforma comune su vaccini e legge Fornero, le posizioni tra Forza Italia e Lega restano distanti. Berlusconi ribadisce che la legge Fornero non va smantellata, mentre Salvini la pensa in modo opposto, sebbene non chiuda la porta ad un possibile compromesso. Per quanto riguarda i 5 Stelle, invece, la campagna di Di Maio diventa ancora più solitaria. Beppe Grillo, infatti, sarebbe sul punto di dire addio e starebbe staccando il suo blog da quello del movimento. L'uscita di scena del padre fondatore potrebbe costare cara dal punto di vista elettorale ai 5 Stelle, a meno che non si tratti di un colpo di teatro studiato per ottenere un grande ritorno mediatico.